Buonasera a tutti da Meteo Groane. Ben ritrovati alle previsioni del tempo per i prossimi 3 giorni. Come avete visto oggi e come previsto nei giorni scorsi, c'è stata una intensa perturbazione che ha attraversato i nostri cieli e ha portato una perturbazione con piogge abbondanti e anche dei rovesci stile temporalesco. Si è udito anche qualche tuono. Ecco l'immagine del satellite di questa sera, come vedete è molto eloquente questa immagine, ecco la perturbazione che ci sta interessando, che sta lasciando lentamente il nostro territorio con il centro di bassa pressione, vedete, tra il Golfo del Leone e il Golfo di Genova. Questa perturbazione si sta spostando verso Levante. Se diamo uno sguardo sulla penisola iberica, vediamo la formazione di un altro corpo nuvoloso. Eccolo qui. Questa formazione di questo corpo nuvoloso, accompagnato da un altro centro depressionario al largo del Portogallo, è quello che ci interesserà poi nella giornata di mercoledì, anche se in maniera meno pesante di quello che è successo oggi. L'alta pressione in ritirata al centro-sud che rimarrà sotto un sole anche molto caldo, quindi il centro-sud farà ben caldo i prossimi giorni. Quindi l'Italia sarà proprio divisa in due climi, potremmo dire: al sud molto caldo e al nord fresco con piogge da instabilità e comunque alternate anche a schiarite. Se andiamo a guardare adesso il radar, in questo momento, ecco, vedete, le ultime precipitazioni stanno lasciando l'area del Parco e anche, diciamo così, un po' la Lombardia, per andare verso est. Ecco, vedete, sono quelle precipitazioni che ci hanno interessato questo pomeriggio. Benissimo, possiamo passare allora adesso ad analizzare il modello di Reading, il modello matematico. Sapete che questo modello, come ho detto già qualche altra volta, è fatto sulla base di milioni di dati che vengono trasformati in queste carte attraverso dei calcolatori. Questi dati sono quelli che si rilevano sia al suolo, sia all'altezza di 1440 metri, sia all'altezza di 5000 metri, fondamentalmente temperatura, umidità e pressione. Qui vediamo la distribuzione della pressione con questi colori e anche della pressione sia al suolo con le righe bianche e i colori e la pressione a livello di 1440 metri. Vedete, questa è la giornata di oggi, ecco la nostra depressione con quell'altra depressione agganciata al largo del Portogallo, tutte figlie praticamente di questa grossa depressione che le alimenta, quella sulla Scandinavia, con dell'aria fredda che scende, li va a colmare e quindi alimenta queste basse pressioni. La perturbazione è passata, adesso vediamo alle 24 ore, ecco, c'è una pausa domani, quindi al mattino avremo un cielo abbastanza con delle schiarite, per poi invece ripeggiorare nel giorno di mercoledì, vedete le correnti si dispongono nuovamente da sud-ovest per questo nuovo centro di bassa pressione che si muove verso Levante. Alle 72 ore, giovedì, vedete, questo centro rimane sempre abbastanza sulla penisola iberica, ma le correnti sono sempre piuttosto umide e provocheranno anche qui instabilità. Alle 96 ore, stessa situazione, alle 120 ore, sabato 16, vedete che si allarga il circolo ciclonico e se vedete anche le regioni centro-meridionali invece sono invase proprio da questo anticiclone africano che tende a permanere proprio su queste zone. Poi, andando avanti, vedete che comunque noi saremo sempre più o meno sottoposti ad una certa instabilità diurna perché questo centro di bassa pressione è comunque lento a morire e continuerà ad interessarci. Lo vedremo comunque nei prossimi giorni. Andiamo a vedere l'analisi al suolo. Analisi al suolo, quella di domani 12 maggio, vedete alle ore 12, ecco la perturbazione che ci sta lasciando, questa qui, col centro di bassa pressione che transita sopra le nostre teste e l'altra perturbazione o la serie di perturbazioni che sono sulla penisola iberica.
Andiamo al giorno 13 di maggio, sempre alle ore 12, vedete la perturbazione sulla penisola iberica si è spostata verso i nostri territori e verso le regioni centro-settentrionali. Quindi verremo interessati da questa perturbazione con delle piogge più che altro a carattere debole e sparse un po' su tutto il territorio. Allora andiamo a vedere adesso la previsione del tempo per i prossimi 3 giorni. Domani, martedì 12 maggio, avremo un cielo parzialmente nuvoloso al mattino e al pomeriggio. Alla sera alcuni rovesci. Temperatura minima più 11 gradi, temperatura massima più 23 gradi, un po' in ripresa la massima. Mercoledì 13, ecco, una giornata caratterizzata sia al mattino che al pomeriggio da precipitazioni a carattere sparso e debole, localmente anche moderate. Temperatura più 14 la minima, più 18 la massima. Giovedì 14, da un cielo inizialmente coperto a un cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e a qualche rovescio verso sera. Più 14 gradi la minima, più 25 la massima. Bene, per questa sera ho concluso. Vi ricordo che in queste previsioni, quelle scritte, le potrete vedere poi domani. Metterò anche un video della pioggia rilevata oggi, diciamo, di un momento di precipitazione di oggi pomeriggio a titolo informativo. Quindi, oltre alle previsioni, troverete anche questo video. Vi ricordo che meteogroane.it è sempre visitabile insieme ad altri articoli sul clima e sulla meteo, oltre ai dati delle stazioni di Cesate, Ceriano Laghetto e di Bollate. Arrivederci, a domani sera e buonasera a tutti.